Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come sempre, come in partita, quasi tutte, vi porto sempre l'analisi post e post partita in collaborazione con Mondo Calcistico. Questo per analizzare meglio quelle che sono un po' le situazioni tattiche di gioco. Meglio anche perché chiaramente dopo la partita, il post partita consueto, spesso è un po' superficiale visto che comunque è un po' a caldo, pertanto si tralasciano alcuni aspetti che invece sono magari non si sono visti così in una prima analisi, ma solo un po' col tempo si riescono a percepire. Prima di iniziare, sigla. Allora, oggi voglio analizzare con voi, grazie al Mondo Calcistico che mi offre come sempre le sue analisi, la gioco, la partita di Pjanic. Perché? Perché? Perché intanto Pjanic è un po' quello che è il motore del centrocampo, più che motore il cervello del centrocampo, pertanto è sempre in mezzo a tutte le azioni comunque. Ha una particolare tipologia di gioco che è interessante dal punto di vista tattico. Allora, premessa, ieri, a differenza di quanto si dica, si è giocato col modulo di sempre, il 4-2-3-1. Anche se di primo impatto, insomma, si poteva percepire un 4-3-2-1, l'albero di Natale, diciamo che in realtà è vero che Allegri ha utilizzato il 4-2-3-1 mettendo Matuidi in posizione di esterno alla Mandzukic. Evidentemente la sua interpretazione di esterno comunque è diversa da quella di Mandzukic, infatti si è vista molto più dinamismo, parliamo di comunque un giocatore molto dinamico, una mezzala, che per fare l'esterno in centrocampo insomma può anche farlo, diversamente da Mandzukic che per quanto lo scorso anno abbia fatto molto bene e quando è in forma lo fa molto bene, chiaramente è un attaccante e anche fisicamente si parla di attaccante, un colosso di 1,90 m per 80 e rotti chili, Matuidi invece è sicuramente più piccolino e molto più dinamico. Quindi chiaramente tutto aiutato anche a vedere questo modulo in modo diverso, perché chiaramente parliamo di interpretazioni diverse di moduli uguali. Pertanto le posizioni degli altri giocatori rimangono quelle solite, insomma, Dybala trequartista dietro la punta, con Douglas Costa però che in questo caso fa, come detto prima con Matuidi e Mandzukic, fa un lavoro totalmente diverso rispetto a quello che siamo soliti vedere da Cuadrado, e l'ha fatto molto meglio, perché io reputo ovviamente Douglas Costa in questo momento molto più forte in forma dello stesso Cuadrado. A questo va aggiunto ovviamente, come vedete dall'immagine, il fatto che nella fase difensiva la Juventus si mette sempre a 4-4-2. Quindi questa è una cosa appurata. Allegri ha sempre utilizzato un modulo, diciamo, fluido, che viene interpretato diversamente a seconda della fase offensiva o difensiva. Capita spesso anche che in base agli interpreti cambi pure il modulo, quindi con l'entrata di Marchisio sicuramente il gioco è cambiato in un modo, con l'entrata di qualunque giocatore le cose possono ovviamente cambiare. Questa è un po' la mappa del calore, insomma, dei tocchi di Pjanic. Come vedete, tocchi sono tanto arretrati, questo perché comunque è arretrato di per sé la posizione di Pjanic, visto che è un po' regista e il cervello al centrocampo. Però è anche vero che Napoli ha fatto pressing, ha tenuto bassa la squadra molte volte, pertanto i tocchi nella maggior parte dei casi sono veramente molto bassi, anche più del solito. C'è da dire che gli altri tocchi, quelli più avanzati, sono nel momento in cui chiaramente la Juventus ha la palla tra i piedi, sta facendo gioco e come vedete si orbitano intorno, insomma, alla prima metà di centrocampo del Napoli. Questa è una fase, la fase in cui difensiva, come vedete c'è un 4-4-2 e adesso le posizioni sono un po' sfasate, nel senso che manca un giocatore che è fuori dall'immagine, chiaramente, che dovrebbe essere Samoa, perché quello è Matuidi. Come vedete un 4-4-2 con Pjanic che cerca sempre di trapporsi tra la linea di passaggio tra Albiol e Mertens, Mertens che è l'attaccante di riferimento del Napoli, che spesso tornava per prendersi palla, il compito di Pjanic era di tagliare, non so, questa linea per intercettare i passaggi. In questo caso, tra il preciso caso in cui appunto guardiamo l'immagine, ci riesce. Infatti recuperata palla, da via un contropiede molto importante e molto interessante con Higuain. Scambio con Higuain, Higuain che sulla corsa serve Pjanic. Probabilmente poi sarà Koulibaly a chiudere Pjanic, questo per un discorso strettamente fisico, cioè come sapete Pjanic non è insomma il dio della velocità, né la domina della progressione e forse neanche della resistenza. Pertanto Koulibaly che ha un fisico totalmente diverso e una progressione totalmente diversa, alla fine riesce a intercettare Pjanic. Però di per sé il contropiede era un contropiede pericoloso che in situazioni diverse, contro giocatori diversi, posso pensare a un Douglas Costa, avrebbe creato non pochi problemi al Napoli. Quello che vediamo in questa immagine è molto simile a quello visto prima, pur essendo questo compito di Dybala che resta un po' addormentato, in realtà Pjanic fa la stessa cosa di prima, si stacca dalla sua linea per andare a intercettare quello che poi in realtà è un passaggio più difficile rispetto a quello di Albiol, visto che c'è Jorginho che ha insomma, una capacità tecnica maggiore. Però il lavoro è molto simile, quindi diciamo che Pjanic, pur essendo un giocatore cervellottico, nel senso che usa il cervello per impostare, avendo appunto la qualità dei piedi e l'intelligenza tattica, ha anche dei compiti. Purtroppo per fortuna, questo non devo decidere io, anche dei compiti di contenimento difensivi che sono utili alla squadra. Ora
ora parliamo della fase offensiva di impostazione di Pjanic, perché prima, fino adesso, abbiamo parlato di quella difensiva e di contropiede, però questa è un'immagine carina, con tutti i nomi dei giocatori, dei compagni di squadra di Pjanic, che danno l'idea di come poi attacchi la Juventus in fase di possesso. Pjanic, come vedete, tranne i due difensori che gli fanno un po' da copertura dietro, che sono appunto Chiellini e Benatea, che sono ben aperti, in modo da avere punti di scarico in caso di evenienze, sono gli unici dietro, ma tutti gli altri che stanno avanti, con tanto anche Khedira, che è il suo compagno di reparto, è sulla linea di Higuain. Costa, Matuidi, i due esterni alti, i due terzini appena dietro, Dybala che orbita sempre in mezzo per essere un'alternativa. Questo perché? Questo è dato perché la fiducia in Pjanic è riposta in modo assoluto, Pjanic è un giocatore assoluto e tecnico e sanno che poi Pjanic potrà dare in qualche modo un pallone. Chiaramente però tutti i giocatori stanno collaborando in modo ordinato, alla faccia di chi dice che non c'è gioco, in realtà questa è un'azione di gioco, in cui si vede il gioco, e quindi danno delle opportunità muovendosi in modo da anche aiutare un po' lo stesso Pjanic. È interessante questa immagine appunto perché praticamente dei 10 giocatori in campo, Buffon escluso chiaramente, solo due sono dietro Pjanic, quindi tutti gli altri sono in fase insomma avanzata. Questa è un'immagine veramente particolare per il tipo di impostazione che la Juventus fa affidandosi appunto a Miralem. Qua siamo in una fase più avanzata di quella di prima, un'altra azione ok, ma comunque una fase avanzata. Sempre Pjanic che resta dietro, quasi come ultimo giocatore, anche se in realtà ha dei difensori dietro. Questo perché comunque può essere sempre un punto di riferimento in caso di appunto, creazione di gioco. Questa è quell'azione che porta poi al tiro di Matuidi, leggermente deviato, che potrebbe portare al secondo gol. E la situazione è molto simile all'altra, semplicemente sono 20 metri più avanti. Ripetiamo l'azione con Pjanic sempre nella stessa posizione leggermente dietro, con tutti gli altri schierati in avanti nell'area, con Matuidi sempre libero, questo perché la palla si cerca comunque di creare superiorità numerica sulla destra con Dybala, e invece lasciando appunto più spazio a Matuidi. Quindi sono situazioni anche più volte ricapitate, anche perché poi le provano, non è che siano cose frutto della casualità. E quindi questo discorso qua di Pjanic, di come si posiziona, è molto importante anche come punto di riferimento per smistare la palla in caso di cambi di gioco. E qui è il termine di questa azione di cui parlavo prima, con Matuidi che cerca la rete e non trovandola per una leggera deviazione di qualcuno di cui non ricordo bene se il difensore o Reina. Resta il fatto che comunque questo, si è arrivato a questo grazie insomma, all'azione corale e all'apporto di Pjanic. Bene ragazzi, il video finisce qui. Su Pjanic, per quanto ieri secondo me non abbia fatto una partita bellissima, non tanto per l'interpretazione tattica, come avete visto, molto importante, quanto per quella tecnica, visto che spesso si addormenta e perde i palloni. Discorso che non c'entra in nessun modo con il cervello che ha Pjanic, che gli consente di trovarsi nel posto giusto, di essere sempre decisivo. Chiaramente dove c'è l'errore tecnico, chiaramente sì. Chiaramente però gli errori tecnici ne ha fatti parecchi, condizionando un po' anche la prestazione complessiva. Detto questo, come sempre ringrazio Mondo Calcistico per l'opportunità di darmi queste analisi così interessanti e imparare tanto da loro, visto che comunque non tutte le cose di cui si è parlato le ho notate così guardando la partita molto così a caldo. E quindi ci vediamo al prossimo video, che sarà quel che sarà. Vi avverto già che dalla prossima settimana ci saranno novità importanti per i contenuti che porterò, più su divertente, perché adesso andiamo verso Natale, con calma, bisogna anche un po' rilassarsi, visto che comunque le partite di questi giorni sono molto pesanti dal punto di vista emotivo, tattico, tecnico per i giocatori, quindi lei bisogna anche un po' tagliare un po' insomma, la tensione, ecco. E niente, ringrazio ancora il Mondo Calcistico, noi ci vediamo al prossimo video, che sarà quel che sarà. Come sempre, forza Juve, ciao! Paura! Bow!